A Mariupol, l'assedio che ha trasformato la strategica città portuale in un simbolo degli orrori della guerra si avvicina sempre più all'epilogo. L'acciaieria Azovstal, simbolo della resistenza ucraina all'invasione dell'esercito russo, conta le ore prima di cadere nelle mani del nemico. Secondo Mosca, sono 1.730 i soldati ucraini asserragliatisi nello stabilimento per settimane che si sono arresi alle proprie truppe. Molti di essi sono appartenenti al battaglione Azov. La Croce Rossa Internazionale sta registrando i loro nomi nella speranza che vengano considerati prigionieri di guerra e non terroristi, come sono invece stati definiti dalla Russia. La caduta definitiva dell'acciaieria consentirà a Mosca di inviare più forze verso la regione del Donbass, ora obiettivo principale dello sforzo bellico, ma non certo l'unico. Le truppe russe hanno ancora il controllo della centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande d'Europa, e il governo non sembra propriamente disposto ad abbandonarla. Secondo il vice premier Marat Kuzhnalin, anche questa regione potrebbe entrare a far parte della grande famiglia russa. L'Ucraina potrà continuare a ricevere elettricità a patto che paghi. I soldati ucraini invece rispondono picche. Per alcuni di loro, entro un paio di mesi, il nemico sarà messo alle porte.